7 gennaio, questa è la data in cui è previsto il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori di secondo grado e così anche nell'Aretino i dirigenti scolastici si stanno riorganizzando, mettendo mano a orari e calendari. La riapertura delle scuole superiori ad oggi è prevista per il prossimo 7 gennaio, le scuole si stanno così già organizzando, un lavoro particolarmente complesso, pensiamo insomma al suo istituto, all'ITIS Galileo Galilei che vede 1700 studenti. Come vi state preparando? Beh, intanto è opportuno notare che ad ogni cambio di DPCM noi siamo costretti necessariamente a cambiare l'organizzazione scolastica, non solo l'orario, ma l'intera organizzazione scolastica, anche perché cambia continuamente la percentuale di coloro che possono venire in presenza di coloro che invece devono seguire la didattica a distanza. Quindi è un lavoro particolarmente gravoso. Noi ci troveremo dopodomani per organizzare il rientro. Sempre che sia possibile organizzare il rientro, perché poi direi che la scuola pone delle problematiche che sono, diciamo così, la conseguenza di cause esterne alla scuola stessa. Il grosso problema è quello di ciò che accade all'esterno, perché noi, e in ciò siamo confortati anche dai medici della ASL, sappiamo che all'interno della scuola non vi sono grandi contagi, la percentuale non è elevata di contagi, pertanto è presumibile che avvengano fuori all'interno dei mezzi di trasporto, nelle piazze dove i ragazzi si assembrano. Si potrebbe riaprire la scuola il prossimo 7 gennaio? Ovviamente c'è un tavolo di lavoro con prefetture e trasporto. È chiaro che si tratta di fare un lavoro che è, diciamo così, di servizio e di collaborazione con tutte le istituzioni, perché la scuola da sola, comunque si muova, non può risolvere i problemi. Questo tipo di atteggiamento sarebbe stato necessario già alcuni mesi fa, tuttavia ben venga oggi. Oggi infatti ci vengono chiesti dei dati relativi alle singole classi e noi cerchiamo di fornirli anticipatamente in maniera tale da avere un'idea dei luoghi di provenienza, quelli maggioritari, degli alunni che vengono nelle nostre scuole, in maniera tale da provvedere con adeguati mezzi di trasporto o raddoppiando, qualora sia possibile, i turni dei treni, quindi del trasporto su ferro, oppure raddoppiando i pullman in funzione delle esigenze. Si tornerà alla didattica in presenza al 100%? Potrebbe essere previsto un 75%, come vi organizzate in questo senso? Ci saranno degli orari più flessibili, più lunghi? Sì, beh, noi abbiamo già due turni, uno alle 8 e l'altro alle 8:45. Valuteremo persino l'ipotesi di fare un terzo turno. È ovvio che qualora facessimo un terzo turno, dovremmo, per così dire, sforare nel pomeriggio, dovremmo allungare l'orario scolastico nel pomeriggio. E lì immediatamente ci troviamo di fronte a determinate problematiche. Una è quella dove vanno i nostri ragazzi a pranzare, perché ovviamente occorrerebbero delle mense. Inoltre ad una serie di altri problemi attinenti al personale e alla necessità di nuovo personale, sia docente sia collaboratori scolastici, quelli che una volta si chiamavano i bidelli, perché per tenere la scuola aperta anche in turni pomeridiani questo comporta la presenza di